Grazie, eccomi con un video sulla spesa da Lidl. Di solito ci vado, ma prendo sempre due o tre cosine. Questa volta invece ho fatto una spesa un po' più grande del solito, grazie anche al video che aveva fatto Carlita Dolce su quello che acquista lei, su cosa c'è di buono che si può appunto prendere. E quindi partiamo subito. Ho voluto acquistare il latte di soia e vaniglia, questo qui della marca appunto Bio Trend, e ho preso sia questo alla vaniglia che quella a soia naturale. Eccola qua. E 99 centesimi, quindi veramente pochissimo. Gli ingredienti sono buoni, diciamo che quello alla vaniglia, soia e vaniglia, ha lo zucchero di canna, però ecco, lo assaggio, volevo assaggiarlo perché anche quello che ho, soia e vaniglia, c'è lo zucchero di canna, è sempre bio, però questo costa molto meno perché quello che acquistavo io costava 1,70 euro ed era della marca Bjorg. Questa qui ha al primo posto l'acqua, poi c'è la soia, lo zucchero di canna, l'estratto di vaniglia bourbon, aroma naturale, sale marino. Quella invece naturale ha solo acqua, soia e sale marino, non ci sono zuccheri aggiunti. Poi ho preso il succo di mela, è veramente puro succo di mela concentrato, 100% frutta, non ci sono coloranti, conservanti, zuccheri aggiunti, niente di niente. È veramente un succo gigantesco perché è 1,5 litri. Quindi vabbè, va consumato entro 3-4 giorni. Non vedo l'ora di assaggiarlo perché comunque io ho preso un succo di mela buonissimo, dolce, naturalmente, ad una fiera a Bolzano ed era in bottiglia di vetro. Questo qua è invece più comodo, insomma, no? Non c'è rischio di rottura. E questa qui l'ho pagata 1,19 euro, veramente pochissimo. Vabbè, non è bio, però passiamoci oltre. Sempre della marca Biotrend, ho voluto prendere queste qui che sono le gallette di riso al cioccolato fondente. Anche qui come ingredienti sono molto buoni. Allora, al primo posto, beh, c'è questa copertura di cioccolato fondente formato da zucchero di canna, burro di cacao, massa di cacao, cacao e polvere, lecitina di soia e aroma naturale di vaniglia. La galletta di riso è essenzialmente riso, sesamo e sale marino ed è di agricoltura biologica, sono praticamente 6 gallette e anche queste 99 centesimi. Andiamo avanti. Cosa acquisto sempre sono questi due confezioni di questa marca Lesto Fine, che sono gli anacardi, questi qua sono al naturale. Mi piace il fatto che questa busta si possa aprire, c'è una strisciolina da togliere e poi si può richiudere, è veramente molto bella questa cosa. Quindi ci sono gli anacardi, questo mix di nocciole, quindi ci sono noci, anacardi, nocciole e vediamo cos'altro. Noci, nocciole, noci di cajù, non so, mandorle. Insomma, queste due, quella il misto l'ho pagato 3,19 euro, mentre questo qui, gli anacardi, 3,29 euro, quindi veramente molto convenienti, sono confezioni da 200 grammi. Poi ho preso questa qua, vabbè, non c'entra niente, è la barbabietola rossa perché appunto mia mamma voleva provare a fare qualche ricettina. Io l'ho assaggiata solo una volta la barbabietola rossa in una zuppa e sinceramente non è che mi aveva entusiasmato così tanto, ma magari non so, un risotto o qualche altra ricettina. Se per caso voi avete qualche ricetta o qualche consiglio su come cucinarla, ben venga perché non ne ho la più pallida idea. E questa qua sono 500 grammi, sempre 99 centesimi.
cosina nuova per me è questa qui, che sono delle, come si chiamano? Dei cracker, sì, pane croccante di segale integrale con sesamo, ce ne sono di due tipi. Allora, questa confezione è rossa, l'altra, se non sbaglio, era blu, quella blu però aveva il latte scremato. Quindi ho preso questa, che è essenzialmente farina integrale di segale e sesamo. Quindi sono dei cracker molto carini, anche così spezzafame per uno spuntino, oppure io pensavo di utilizzarlo per spalmarci sopra, potrebbe essere un hummus, lo stracchicco ad esempio. E volevo provarlo giusto perché sono due ingredienti semplicissimi. Vabbè, non è bio, però insomma gli ingredienti sono molto molto buoni. E questa qui che si è 85 centesimi, quindi ancora meno. Poi ho preso anche della stessa marca della frutta secca Alesto Fine i pinoli. I pinoli sono tra la frutta secca quelli più costosi. Costano, ce ne sono di veramente costosi, e questi li ho pagato 2,29 € per 50 grammi. Io li utilizzo o nelle insalate o nei dolci. Allora, mango, ho fatto scorta di mango, questi sono 4 e costano 1,69 € l'uno. A me piace tantissimo il mango, se potessi lo mangerei tutti i giorni, e per 4 giorni sono a posto, lo mangio la mattina insieme ad altra frutta, è veramente un frutto delizioso, dolce e mi piace. E poi ho preso anche due avocado, anche questi 99 centesimi l'uno, sono piccolini però giusti. Sono anche molto belli. E con questi di solito faccio la salsa guacamole, che anche quella è buonissima, spalmata sul pane. Infine ho preso tre barrette di cioccolata, anche queste per i dolci essenzialmente. Non sono bio, però della cioccolata di solito la cosa che guardo è la composizione degli ingredienti, quindi a me preme soprattutto che al primo posto non ci sia lo zucchero. Purtroppo lo zucchero non è di canna. No, non è di canna, però non si può avere tutto. Questa allora, di questa marca qui, che è GD Grosso, insomma questa marca qui, sono stecche da 125 grammi e le ho pagate 1,29 €. Invece questa della marca Bella Rom l'ho pagata 79 centesimi. Quindi ho preso cioccolata fondente di diverse percentuali, quindi questa che è al 60%, quindi è un po' più dolce. E questa qua dell'Amazzonia, molto molto carina anche come si presenta con questo stemma, eccetera, eccetera. Quest'altra qui invece è al 70%, e questa Ed Bitter al 74%. Quindi vediamo come sono. Comunque la composizione di entrambe è comunque al primo posto la massa di cacao, poi c'è lo zucchero, il burro di cacao, il cacao in polvere, la lecitina di soia o di girasole, poi c'è l'aroma naturale di vaniglia. Nel momento in cui leggete aroma, se non c'è scritto naturale, sicuramente gli aromi sono artificiali, quindi almeno quella è la mia conoscenza, per ridurre insomma il consumo di prodotti magari comunque artificiali. Penso di avervi detto tutto, anche i prezzi. Questo è appunto la mia spesa al Lidl. Sono molto contenta di aver trovato così tante cosine. Fatemi sapere voi se comprate qualcos'altro, cosa co mi consigliate. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!